Benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Alleluia! Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel momento si avvicinarono a Gesù alcuni farisei a dirgli: parti, vattene via di qui, perché Erode ti vuole uccidere. Egli rispose loro: andate a dire a quella volpe: ecco, io scaccio i demoni e compio guarigioni oggi e domani. Il terzo giorno la mia opera è compiuta. Però è necessario che oggi, domani e il giorno seguente io prosegua nel cammino, perché non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che sono stati mandati a te, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una chioccia i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa è abbandonata a voi. Vi dico infatti che non mi vedrete finché non verrà il tempo in cui direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Dicono a Gesù che Erode sta progettando la cattura, il processo e la morte contro di lui. Glielo dicono alcuni farisei. Sappiamo bene che Gesù non guardava in faccia a nessuno, la verità l'annunciava con la forza che la verità esige e con la santità che in Cristo è perfetta. Quindi no, non copriva i propri difetti, no, si accusava i farisei di ipocrisia. Ebbene, questi gli vanno a dire: abbiamo sentito che Erode sta cercando per ucciderti. E allora Gesù risponde: andate a dire a quella volpe. Erode ha la definizione che si merita. È un politico spregiudicato e anche vile. È spregiudicato perché non si mette nella luce di Dio per assolvere o condannare, per incoraggiare o punire. È tutto lui il criterio e la ragione delle sue scelte. Perciò non è un re secondo il cuore di Dio, pur essendo un re del popolo di Dio. Vedete come le contraddizioni umane ritornano, sono cicliche nella storia. Oggi, domani, ieri, questa è la canzone. Allora noi dobbiamo scavalcare, andare al di là dell'autorità umana per trovare la vera giustizia e la santità. La vera giustizia la raggiunge e la propone Gesù Cristo. È Lui che ci insegna ad essere giusti e è Lui che ci libera dal peccato, che è la più grande ingiustizia, è la giustizia contro Dio. Ma spesso è anche l'ingiustizia contro gli uomini, è l'ingiustizia contro Dio. Io scaccio demoni e compio guarigioni oggi e domani e il terzo giorno, perché Dio programma la vita di ognuno di noi e quindi anche quella di Gesù.
Gesù ha ancora 3 giorni per annunziare il Vangelo, per guarire i malati, per confortare i poveri e quindi annunziare il regno di Dio. 3 giorni sono stabiliti. Allora Erode, benché è il re e può fare tutto, non si potrà muovere prima di quei 3 giorni. Io devo compiere le opere del Padre mio. Dopo offrirò la mia vita. E poi aggiunge che non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. Infatti Gerusalemme è chiamata la città santa, la città di Dio. Sion è la rocca della città ed è l'emblema della potenza di Dio a favore degli uomini. Quindi Gesù sì, sarà catturato, sarà processato e condannato, ma quando e dove vuole il Signore. Guardate che conclusione. La vita di ognuno di noi è una battaglia del bene contro il male. Dico di noi che ci consideriamo, noi che cerchiamo veramente la pace, la fede, la giustizia, la correttezza morale. Per noi c'è battaglia ogni giorno. Quando hai finito la giornata pare che ti trovi appunto da capo, perché intorno a te le situazioni non cambiano, ma è importante che cambino dentro di te se tu non sei ancora a posto, perfettamente in ordine con la volontà di Dio, nella grazia di Dio e anche nella carità che Gesù ci ha insegnato, perché è scritto che noi saremo giudicati sull'amore, sulla carità. Se abbiamo fatto il bene, non abbiamo odiato, abbiamo perdonato, il Signore ci perdonerà e ci accoglierà. Allora non è possibile che un profeta muoia fuori Gerusalemme, non è possibile che un santo vada all'inferno. Non è possibile, perché il giudice supremo è Dio e tutto ciò che abbiamo fatto di buono il Signore lo sa, lo tiene presente e lo premierà. Ha detto Gesù, se cade un capello dalla vostra testa, Dio lo sa. Se date un bicchiere d'acqua a chi ha sete, per amore mio, voi avrete la ricompensa. Guardate come il Signore è attento veramente. Allora vale la pena di fare il bene e di avere pazienza, pazienza oggi, domani, dopodomani, finché il Signore vorrà. Poi Gesù esclama, Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte io ho cercato di illuminarti, di, per salvare i tuoi figli, ho voluto raccoglierli come una chioccia raccoglie i pulcini sotto le sue ali. Tu però non mi hai voluto ascoltare, hai indurito il cuore, hai continuato a rigettarmi e perseguitarmi. E allora non mi vedrai fino a quando non sarai pronto a dire benedetto colui che viene nel nome del Signore. E voi ricordate bene che sia la liturgia e soprattutto il Vangelo della Domenica delle Palme, che ricorda l'ingresso solenne di Gesù a Gerusalemme, proprio è questa l'espressione: benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Quando noi ripetiamo queste parole nella liturgia, ricordiamo appunto questo grido dei buoni che accolgono Gesù nella Gerusalemme di Dio, cioè nella casa di Dio, nella chiesa di Dio. Noi ripetiamo queste parole perché è l'inno di gloria che Dio Padre vuole sia reso a Gesù Salvatore. Vi ricordate la descrizione? Tutti, specialmente i fanciulli che andavano avanti intorno a Gesù, dietro a Gesù, che aveva scelto di cavalcare un asinello, e ripetevano queste parole cantando così con una gioia estrema.
era lo Spirito Santo che metteva sulle labbra di questi piccoli, perché c'è sempre innocenza nei bambini, anche se sono figli di peccatori, ed essi ripetevano questo inno. E Gesù allora, ecco, arriva a Gerusalemme per essere condannato a morte e crocifisso, però quando Dio ed Egli stesso ha voluto. Ricordiamoci di questo nei giorni duri, tristi, nelle settimane che a volte si prolungano di incertezza, di sofferenza, di pena, di solitudine. Sembra tutta sconfitta la nostra vita, ma noi rimaniamo nella fede. Eleviamo a Dio il nostro inno di fede e di ringraziamento, perché la battaglia la vince il bene e non il male. Il male è il tormento dell'uomo, non è il trionfo. Allora, io credo che quando ci riuniamo e preghiamo, leggiamo il Vangelo, consacriamo il pane e il vino, si avvera tutto questo. E quando usciamo dalla casa di Dio, sentiamo che abbiamo reso gloria al Signore e Lui ha dato a noi la forza per essere santi. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme.